Iniziamo con le presentazioni. Noi siamo Caleidoscopio APS, gestiamo il Cineteatro San Filippo Neri dal 2016 e questa è la nostra settima stagione teatrale che organizziamo qui in teatro. Allora, abbiamo Chiara Santarelli, direzione artistica, Irene Procacci e Lorenzo Troli, ufficio stampa. Questa, dicevamo, è la settima stagione che organizziamo, Simbiosi, e Simbiosi perché appunto vuole essere. È ispirata dall'abbraccio, perché ogni anno scegliamo una parte del corpo e quest'anno abbiamo scelto l'abbraccio, Sì, giusto? sì, Anche sì, per celebrare, diciamo, il bicentenario della morte di Antonio Canova, perché siamo stati ispirati dalla sua scultura Amore e Psiche. Esatto. Sì, ogni anno, come diceva giustamente Lorenzo, cerchiamo di scegliere una parte del corpo, un po' per ribadire un messaggio a cui noi teniamo molto, di questa simbiosi tra corpo, cioè come persona, e pensieri, emozioni, cioè quindi io in connessione con quello che sto vivendo a teatro. E siamo partiti appunto dalle statue di Canova, in particolare Amore e Psiche, proprio per questo ci ha trasmesso questa idea di simbiosi, quindi non solo come elemento la schiena, l'abbraccio, ma proprio una simbiosi che noi ci auguriamo di proporre alle persone che entrano in questo luogo. Cioè tra una simbiosi tra il pubblico e l'artista, tra la storia rappresentata e la storia della persona. Esatto, e quest'anno, l'anno scolastico, diciamo 2022-2023, si torna a una programmazione di 10 date, come era usuale, insomma, 10 anni fa, pre-pandemia, ormai dovremmo chiamare forse periodi Certo. pre-post-pandemia. Quindi, insomma, appunto, negli anni precedenti avevamo fatto una programmazione da 10 date e poi siamo andati a restringere per una serie di motivi e sono state programmazioni sempre un po' più ridotte. Quindi siamo contenti già Quante ce n'erano in quel periodo Beh, l'anno scorso sono state 5 date, la prima stagione 19-20 è stata bloccata a metà, quindi ne abbiamo fatte solo 6 o non mi ricordo, forse 5 anche lì. E quindi appunto si torna a 10, di cui però due sono dedicate al teatro ragazzi, quindi sono due date in pomeridiana di domenica alle 5, una a dicembre e una a gennaio, e sono due spettacoli dedicati sostanzialmente alle famiglie, quindi un target che va diciamo più o meno dai 5 ai 10, 11, 12 anni. Ma anche come docenti di teatro ci riserviamo sempre di dire venite anche se siete più grandi, perché comunque è studio, comunque è bello andare a teatro e anche io da adulta in prima persona vado a vedere spettacoli di teatro ragazzi. E le altre 8 date invece sono di prosa, e si inizia venerdì 18 novembre, quindi venerdì prossimo, sono tutte date alle 21:15. Le prime 2 date appunto sono di un venerdì e il secondo 27, che è una domenica di novembre, dopodiché si torna tutti sabato sera. E sono spettacoli autorali, cioè sono spettacoli per lo più originali, che hanno delle storie da raccontare abbastanza importanti, qualcuna reale, qualcuna invece inventata. Ed è appunto un teatro per tutti in un certo senso. È un teatro, non voglio dire popolare perché gli è stata messa un'etichetta sbagliata addosso, però ecco, è un teatro popolare, cioè un teatro che parla veramente a tutti, non ad un'elite o ad una classe, se ancora si può parlare di classe. E quindi questo è l'intento e l'obiettivo che abbiamo sempre, cioè di rendere un teatro, come diciamo spesso, una casa, il pubblico una comunità che entra all'interno di questa casa. E gli spettacoli selezionati rientrano in quest'ordine delle idee. E si inizia appunto venerdì 18 con L'ultima duchessa di Via della Rovere, che è appunto una produzione originale di Collettivo Collegamenti. Sono dei nostri carissimi amici. Tutte le selezioni che abbiamo fatto sono state dovute al fatto che o io in prima persona avessi visto degli spettacoli in giro, oppure sono delle compagnie che conosciamo molto bene, oppure compagnie con cui abbiamo lavorato addirittura, con cui abbiamo studiato. C'è un filo rosso che unisce gli spettacoli, c'è Le, un a filo livello di tematica conduttore. no, a livello di tematica no, nel senso che appunto anche qui Canova è un cappello.
come dicevo prima, è un ombretto che va a coprire tutta la stagione teatrale, ma non è legata alla scultura né Canova stesso né l'abbraccio alle tematiche degli spettacoli. È solo che noi ci teniamo da sempre, da quando abbiamo organizzato le stagioni teatrali, ad avere un fil rouge nella realizzazione delle programmazioni. E il fil rouge sono le persone, gli esseri umani, quindi in un certo senso abbiamo sempre messo, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista tematico, abbiamo messo al centro una parte del corpo, l'occhio che guarda dello spettatore o la mano che appunto vibra e freme perché, che ne so, perché appunto cerca un contatto, in questo caso l'abbraccio, le rughe del volto che si muovono della fronte una volta per... appunto che magari tendono a muoversi quando penso, quando guardo qualcosa di estasiante, e quindi è legato sostanzialmente all'essere umano. Comunque in questo spazio proprio l'abbraccio c'entra, perché è proprio quello che è mancato nella pandemia, in questi tre anni. Riappropriarsi dell'abbraccio. Sì, esatto. Proprio l'abbraccio è mancato. È mancato ed è una cosa che appunto ovviamente ci è arrivata per forza di cose come buona, come valida, perché a seguito di questi anni che abbiamo passato ci manca quella condivisione, quell'unione, che poi anche se non sia fisica ed è metaforica tra lo spettatore e il teatro, ben venga, allora siamo a dire di nuovo che il teatro è un abbraccio, che è qualcosa di vivo. Certo. Esatto, io infatti quello a cui mi volevo collegare era proprio a questa cosa, che sicuramente è quello che vogliamo che passi, no? Questo contatto, ma anche tornando a quello che diceva Chiara sul fatto che per noi è importante creare una comunità, quindi proprio il fatto che ci sia un contatto con noi, con il nostro teatro, con gli artisti che ospitiamo. Ma un'altra cosa che mi verrebbe da dire, un fil rouge di questa stagione teatrale, secondo me sono le storie. Mm-hmm. Cioè vengono raccontate tantissime storie di persone. Vedremo proprio vite messe sulla scena, più di altre stagioni teatrali che abbiamo avuto. Sì, esatto. A partire dal primo spettacolo che parla della duchessa di Via della Rovere, quindi siamo nel...